l'arbitro Rocchi ha dovuto affrontare diverse situazioni arbitrali complesse, ma sull'unico vero errore era coperto e il VAR non poteva intervenire. Partita difficile e densa di episodi tra Atalanta e Juventus per l'arbitro Rocchi. Al 18 Papu Gomez entra in area dalla sinistra e con l'esterno del piede destro cerca l'imbucata per un compagno, che dire è molto vicino, ma allarga il braccio e va a cercare la palla. Rocchi aspetta qualche secondo, poi indica il dischetto, rigore che ci sta tutto, da regolamento. Il pari, di Higuain, la Juve trova il pareggio dopo un'azione convulsa al 74esimo. Dopo una serie di rimpalli, Palomino rinvia ostacolato da Higuain, che lo tocca nel tentativo di calciare in porta. La palla poi rimbalza su Pjanic e torna al Pipita che si gira e calcia, trovando la sfortunata deviazione di Toloi che mette fuori, causa Gollini. Rocchi non giudica punibile l'intervento di Higuain e ci sta, tanto che nessun giocatore dell'Atalanta protesta nell'occasione, contrasto nella norma. Mani di Emre Can 5 minuti dopo, Freuler crossa dalla destra ed Emre Can, a cavallo della linea dell'area bianconera, tocca con il braccio destro. Rocchi non fischia. Immediate le proteste atalantine e il consulto del VAR. L'arbitro va così davanti al monitor, ma non cambia idea, non c'è rigore per i padroni di casa. La palla infatti rimbalza prima sul piede proteso in spaccata del tedesco e solo dopo sul braccio, che non è comunque aperto, ma chiuso vicino alla testa. Il gol del sorpasso, l'episodio più contestato arriva però all'82 e porta al 2-1 bianconero. Cuadrado interviene in scivolata per recuperare palla a centrocampo e tocca anche con le mani, togliendo la sfera dalla disponibilità di Gomez. Fallo, ma Rocchi in quel momento è coperto, non può vedere e in suo aiuto non interviene nemmeno il guardaline. L'azione prosegue e a dir la verità cambia anche il possesso della palla, motivo per cui il VAR non può intervenire dopo la rete di Higuain, servito proprio da Cuadrado. Copyright Riproduzione Riservatales, Block Ads.